Allora, oggi utilizzeremo un risultato molto utile che si applica a tutti i sistemi lineari e che è la cosiddetta sovrapposizione degli effetti. Quando lo utilizzeremo? Come vedremo, lo utilizzeremo per l'analisi di circuiti in cui siano compresi due o più generatori. Non è un risultato specifico della teoria dei circuiti, ma come vi dicevo è un principio che si applica a tutti i sistemi lineari. Quindi se avete un sistema lineare in cui chiamiamo x1, x2, xn gli ingressi e y la sua uscita. Ora, il sistema è lineare se l'uscita è la combinazione, è una combinazione lineare degli ingressi. E quindi la possiamo formalmente esprimere come combinazione delle x moltiplicate per un coefficiente noto, a 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Quindi questa è la formulazione dell'uscita di un sistema lineare. Bene, se il sistema è lineare, allora vale il cosiddetto principio di sovrapposizione degli effetti. In altre parole, un sistema lineare in cui avete individuato n ingressi, in questo caso c'è una sola uscita, ma potremmo anche avere m uscite, quindi tutto quello che sto per dirvi si applica a ciascuna di queste m uscite. Bene, vi dicevo, l'uscita di un sistema lineare con n ingressi si può sempre ottenere sommando le uscite di n sistemi lineari, in ciascuno dei quali fate operare un solo ingresso per volta. Quindi, in altre parole, se invece di risolvere un sistema con n ingressi x1, x2, xn risolvessi n volte lo stesso sistema, però mettendo l'ingresso una volta x1, una volta x2, una volta x3, quindi separatamente gli ingressi, la somma delle uscite è uguale all'uscita del sistema in cui operano contemporaneamente gli n ingressi. Questa proprietà vale solo per i sistemi lineari ed è facilmente dimostrabile andando a vedere cosa accadrebbe a questo sistema se ci fosse solo x1 in ingresso. Se ci fosse solo x1, se avete solo x1, quindi tutte le altre sono nulle, avreste come uscita 1x1, tutte le altre sono nulle. Se avessimo solo x2 avremmo come uscita a2x2 e così via. Quindi queste sono le uscite dei sistemi nei quali opera un solo ingresso per volta. Ovviamente, per definizione di linearità, se andate a sommare queste uscite ritrovate l'uscita che ottenete nel caso in cui operino tutti insieme. Ok? È una considerazione banale, se volete, che sostanzialmente si basa sul principio di sovrapposizione degli effetti. Ovviamente la sovrapposizione degli effetti non necessariamente la fate un ingresso per volta, potete anche far operare un numero m di ingressi e vi ricavate una soluzione e poi tutti gli altri ve ne ricavate un'altra, sommate queste due e ottenete la soluzione iniziale. Quindi concettualmente questa proprietà è legata alla linearità. Se il sistema è lineare potete fare questo tipo di
semplificazione. E poi vedremo nei nostri circuiti a cosa serve. Vi faccio immediatamente un esempio per farvi capire meglio quello di cui stiamo parlando. Immaginate invece di avere questo sistema. Il sistema descritto da una funzione che prende la somma degli ingressi e ve ne dà in uscita i quadrati. Cioè, vi dà in uscita il quadrato della somma, scusate. Quindi in questo caso la y è una funzione non lineare. Ok? Bene, proviamo ad applicare il principio di sovrapposizione degli effetti a questo sistema. Se applico il principio di sovrapposizione degli effetti, vado a far operare solo x1, quindi con x2 uguale a 0, e questa funzione cosa mi darebbe l'uscita? Mi darebbe y1 uguale x1 quadro. Adesso spegniamo x1, accendiamo x2, e cosa otterrei? Y2 uguale x2 quadro. Se adesso provassi ad applicare il principio di sovrapposizione degli effetti, mi accorgerei che non vale. Perché? Perché se applicassi la sovrapposizione degli effetti, otterrei la somma dei quadrati, che non è uguale al quadrato della somma. Quindi, se il sistema è non lineare, non potete calcolarne l'uscita considerando uno alla volta gli ingressi e poi sommandone gli effetti sostanzialmente, ma dovete considerare contemporaneamente tutti gli ingressi. Se un sistema fisico è lineare, applicate tre forze e volete calcolare lo spostamento risultante. Se è lineare, potete o risolvere il problema con tutte e tre le forze contemporaneamente, oppure ne applico una e trovo un primo vettore spostamento, ne applico una seconda e trovo un secondo, ne applico una terza e trovo un terzo, sommo le soluzioni e ottengo la soluzione che avrei ottenuto considerandole tutte e tre insieme. Chi è l'ingresso nei nostri sistemi? Sono i termini noti. Quando risolviamo una rete elettrica, vi ricordo concettualmente, ci riportiamo ad un sistema di equazioni in cui le incognite sono correnti e tensioni e i termini noti chi sono? Sono le grandezze impresse dai generatori. Quindi per noi risolvere un problema legato ad un circuito elettrico concettualmente significa, dati i valori dei generatori che costituiscono gli ingressi, e noti ovviamente i valori dei parametri, in questo caso i resistori, che costituiscono che cosa? Il modo con cui poi il sistema combinerà i termini noti, i coefficienti di questo sviluppo, calcola la soluzione. Allora, quando io affronto l'analisi di una rete con più di un generatore, e facciamo immediatamente un esempio, possiamo utilizzare in maniera molto utile, molto comoda, questo tipo di risultato. Immaginate di dover risolvere questa rete, perché per esempio immaginate che l'esercizio ci chieda di calcolare la potenza erogata la potenza assorbita dal resistore R3, noti i parametri e noti i termini, i generatori, quindi E e J. Dal punto di vista concettuale, questo è un sistema che ha due ingressi, il generatore di tensione e il generatore di corrente. Ok? Cosa ci serve per calcolare la P? O la corrente o la tensione. Immaginate di decidere di calcolare questa corrente che chiamo I con 3.
nota questa corrente, la soluzione che sto cercando sarebbe immediatamente espressa da R per i quadro. Quindi mi focalizzo sul calcolo della I con 3. Bene, abbiamo visto che io finora vi ho presentato due strade diverse per risolvere i circuiti elettrici. La prima è la strada, se volete, maestra, che però è la più lunga: scrivere tutte le equazioni ai nodi, alle maglie, le caratteristiche e mettere a sistema. Un'altra possibile strada è basata sull'utilizzo intelligente dei concetti di equivalenza, serie parallele, partitore e compagnie belle, che poi, come vedremo, sarà molto utile. Bene, se volessimo utilizzare la prima strada, sappiamo come fare. Quindi vi invito a risolvere questo esercizio utilizzando Kirchhoff, le caratteristiche, e andando a semplificare per ottenere la I con 3. Quindi il vostro obiettivo è di risolverlo con la strada, tra virgolette, maestra. Bene, ma io vorrei cercare di capire se posso utilizzare per questo tipo di esercizio un approccio più veloce, basato sulla resistenza equivalente, i partitori e compagnia bella. Bene, se io mi metto ai capi del generatore, la corrente che sto cercando è anche la corrente del generatore. Ok? Quindi potrei pensare di risolvere il problema andando a guardare solo cosa accade al generatore e rendendo tutto il resto della rete equivalente a qualche bipolo che posso trattare in maniera più semplice. Il problema adesso però qual è? Che nell'esercizio che abbiamo fatto nella lezione scorsa, tutto ciò che era visto dal generatore era una rete di soli resistori. E quindi, se fosse stata una rete di soli resistori, io cosa avrei fatto? Immaginate che l'esercizio fosse stato questo. Mi sarei messo ai capi del generatore, chiamiamo A e B i mossetti del generatore, avrei cercato di semplificare la rete ai capi di E, calcolando una resistenza equivalente usando serie e paralleli, e poi la corrente che stavo cercando l'avrei calcolata proprio come E diviso R equivalente, quello che abbiamo fatto nell'ultima lezione. E la corrente è proprio uguale a I con 3 e avrei risolto il problema. Il problema è che adesso questo approccio non lo posso usare. Perché? Perché qui non c'è un resistore, ma c'è un altro elemento attivo, che è J. Quindi il discorso di semplificare il calcolo mettendosi ai capi di un generatore, calcolare la resistenza equivalente e poi da lì eventualmente propagare quello che ho calcolato con i partitori, non regge più quando avete due generatori, a meno che, come vedremo nella seconda parte di questa lezione, io non sia in grado di darvi un equivalente che non sia solo la resistenza, ma abbia anche un elemento attivo. Di questo ne parleremo fra pochi minuti. Adesso invece vi volevo far vedere come, sfruttando il principio di sovrapposizione, io riesco a riottenere una situazione che posso trattare come abbiamo visto la volta scorsa. Cosa ci dice il principio di sovrapposizione? Allora, interpretiamo questo sistema come un sistema in cui la mia uscita, chi è l'uscita? I tre, quello che sto calcolando, venga vista come somma di due pezzi. Che chiamerò i tre primo e i tre secondo. La I3' sarà la soluzione del circuito in cui opera solo J, solo X1. Tutti gli altri
ingressi siano stati spenti. Per noi l'ingresso è il generatore, quindi significa che andrò a risolvere una rete in cui c'è solo il generatore J e è stato spento. Non calcolo la soluzione, calcolo un pezzo di soluzione. Poi faccio l'altro pezzo, calcolo l'altro pezzo facendo esattamente l'opposto. Spengo J, riaccendo E e mi calcolo il contributo di E. Poiché la rete è lineare, posso applicare la sovrapposizione degli effetti. Vediamolo nella pratica. È una tecnica molto semplice. Dovete disegnare il primo circuito, come si chiama, ausiliario, si denota in questo modo. Il primo circuito ausiliario è un circuito in cui è stata spenta è stato spento il generatore di tensione, mentre resta acceso quello di corrente. La risoluzione di questo circuito ci fornirà I3'. Osservazione: cosa significa spegnere un generatore di tensione? L'abbiamo visto quando vi ho introdotto il concetto di cortocircuito. Un generatore di tensione spento equivale ad un cortocircuito. Quindi, dove avevamo il simbolo di generatore, basta semplicemente metterci un corto. Ok? Questo è il circuito che ci fornirà un primo pezzo di soluzione, quello legato a J. Lo calcoliamo fra un attimo. Poi dovrò risolvere un secondo circuito in cui E è stata riaccesa. Mentre J è stata spenta. Come si ottiene questo circuito? Spegnendo J. Cosa si fa per spegnere un generatore di corrente? Il generatore di corrente spento, vi ricordo, è un circuito aperto. Quindi semplicemente non disegnate il ramo del generatore. Come se qui vi ho lasciato questi due morsetti, non servono a nulla, ma solo per ricordarci che la rimozione di questo generatore ha lasciato quel ramo aperto. Non hanno alcuna utilità dal punto di vista pratico questi due morsetti, è semplicemente per ricordarci che lì c'era J che adesso è stata spenta. Adesso ovviamente lo svantaggio rispetto a prima qual è? È che dobbiamo risolvere due circuiti, non più uno. Ma il vantaggio dov'è? È che ciascuno di loro contiene un solo generatore e quindi in ciascuno di questi circuiti potete fare quei discorsi che abbiamo fatto la volta scorsa e che faremo adesso: resistenze equivalenti, serie e partitori paralleli, quello che volete. Mentre qui, per analizzare questo circuito, avevate solo come possibilità la scrittura del sistema di equazioni. Chiaro? Se avessimo avuto 3, 4, 5 generatori, avremmo dovuto disegnare 3, 4, 5 circuiti ausiliari. La tecnica è molto semplice, ne resta in piedi solo uno, tutti gli altri vengono spenti. Se sono di tensione diventano corti, se sono di corrente diventano aperti. Ok? Bene. Come si risolvono questi due circuiti? In maniera molto semplice. Nel primo circuito io sto cercando una corrente, nota la corrente che entra in questo nodo. Ok? Questa è una configurazione che ci ricorda il partitore di corrente. Il partitore di corrente però, perché vedete, avete una corrente totale che entra in un nodo e poi si ripartisce in due direzioni. Quindi stiamo cercando un pezzo della corrente totale. Posso fare il partitore tra R1 ed R3? Applicare la formula del partitore in questo modo. I3' uguale corrente totale
R1 fratto R1 più R3. Vi ricordate? Si mette a numeratore l'altra resistenza, quella del ramo che non ci interessa, e poi a denominatore la somma. Qui in questa formula ci sono due errori. Primo errore: il partitore di corrente si fa tra due resistori in parallelo. R1 è in parallelo a J, R3 non lo è. Quindi non si può ripartire la corrente tra R1 ed R3. Poco male, io mi accorgo che R3 è in serie di R2 e se li unisco in una serie non cambia la corrente per definizione di serie. Quindi invece di risolvere questa rete, risolvo questo. Introduco una resistenza che è pari alla somma R2-R3. In questo modo non ho modificato la corrente che sto cercando, ma mi sono ricondotto allo schema del partitore di corrente e quindi posso calcolare questa corrente non con questa formula qui, ma con questa. Perché R1 si trova in parallelo non ad R3, ma ad RA, e cioè alla somma R2 più R3. Ok? E questo era il primo errore. Qual è l'altro errore in questa formula? Il segno, bravo. Ci vuole il segno meno perché la corrente parziale e la corrente totale sono orientati allo stesso modo rispetto al nodo che stiamo considerando. Mentre nel derivare le formule del partitore di corrente, quelle formule, se le andate a rivedere, sono state derivate in configurazioni come questa, ok? Dove la corrente totale entrante e quella parziale uscente, o viceversa, cioè hanno verso discorde rispetto al nodo. Se invece hanno verso concorde, occorre usare il segno meno. Benissimo. E questa è la prima parte, il primo pezzo di soluzione. Il secondo pezzo ce lo fornisce il circuito ausiliario 2. Come si risolve questo circuito? Anche qui lo potete risolvere senza scrivere alcuna equazione, sfruttando sempre il concetto di equivalenza. Perché? Si tratta di un circuito con un'unica maglia, significa che tutti i componenti sono in serie. Vi trovate? Benissimo. La corrente che stiamo cercando, quindi, è anche la corrente del generatore di tensione. E quindi come faccio a calcolarmi questa corrente? Basta calcolare qual è la resistenza equivalente che vede il generatore di tensione. Qual è la resistenza equivalente che vede? La serie R1 più R2 più R3. Quindi, se andate a sommare queste tre resistenze, ottenete un'unica resistenza vista ai capi di E, e quindi a quel punto la corrente è nota, perché sarà la tensione diviso questa resistenza. Sarà E diviso R1 più RA, è lo stesso denominatore, anzi, avendo già scritto la serie R2 e R3, abbiamo battezzato RA, quindi usiamo lo stesso simbolo. Sì. Qui abbiamo sommato R1 più R2 più R3. RA è definita così. No. Sono tutte e tre in serie. Ok? Quindi le abbiamo potute sommare. Bene? Ovviamente adesso se andate a sommare il risultato ottenete meno R1 fratto R1 più RA J più 1 fratto R1 più RA per E.
Provate a risolvere la rete con modello circuitale e a ritrovarvi questo stesso risultato. Dimensionalmente le cose tornano, come potete osservare. E quindi non possiamo fare altre considerazioni sulla soluzione, perché oltre all'analisi dimensionale, perché essendo una corrente può avere segno qualsiasi. Tra l'altro non abbiamo ancora messo i valori numerici, quindi l'unica cosa che possiamo dire è che, vedete, questa è una possibile uscita di questo sistema. Questo è un sistema lineare, i cui ingressi sono E e J, ma le uscite saranno tutte le correnti e tutte le tensioni. Quindi qui io ho preso la I3, ma se avessi preso ad esempio la V2, cosa avrei ottenuto? Dal punto di vista matematico, vedete, la I3, essendo l'uscita di un sistema lineare, come l'abbiamo scritta? Come alfa per J più beta per E. Cioè J ed E sono gli ingressi, alfa e beta sono dei coefficienti, come là sopra abbiamo scritto A1, A2, A3, che ovviamente dipenderanno dai valori delle resistenze e dall'uscita che abbiamo scelto. Se andassimo a risolvere il problema in termini di V2, cosa cambierebbero? I coefficienti. Poi dicevamo, se cambiassi l'uscita, provate a fare i conti, cosa cambierebbe? Non cambierebbe la struttura matematica, è sempre la combinazione di un termine che dipende da J e uno che dipende da E, ma chiaramente cambierebbero i coefficienti. Non avrei più questi coefficienti, ne avrei altri due che chiaramente dipendono dai parametri della rete, cioè R1, R2 ed R3. Perfetto, l'ultima considerazione che vi faccio è questa. Ma visto che l'esercizio ci chiede la potenza, perché non ho sovrapposto le potenze invece che le correnti? In altre parole, visto che alla fine lui mi chiede PR3, posso calcolarmi la potenza qui, P'R3, la potenza qui, P'R3, e sommare le due potenze? Sì o no? C'è per forza bisogno di passare per le correnti? Cioè io per calcolare la potenza cosa ho fatto? Ho calcolato i tre primo, i tre secondo, li ho sommati, ho fatto il quadrato e li ho moltiplicati per R3. Non potevo fare R3 per i tre primo al quadrato, R3 per i3 secondo al quadrato. E no, perché avrei avuto la somma dei quadrati e non il quadrato della somma. In altre parole, la P non è lineare. Un circuito lineare, se come uscita definite non la corrente e la tensione, che sono le variabili rispetto a cui il nostro modello è lineare, ma se come uscita volete prendere direttamente la potenza, anche se il circuito è un circuito lineare, la potenza è una funzione non lineare, il quadro, R quadro. Quindi non possiamo sovrapporre le potenze. Se l'esercizio ci chiede, altrimenti basta fare il calcolo. Se io andassi a sovrapporre le potenze, otterrei R3 I3 primo al quadrato più R3 I3 secondo al quadrato. Ma queste qui sono diverse, perché questa qui è R3 che moltiplica I3 primo più I3 secondo tutto al quadrato, non è uguale a questo. Le potenze quindi non si possono sovrapporre.
Per cui ogni volta che ci viene chiesta la potenza, prima passiamo dal calcolo di una corrente e di una tensione, poi sul risultato finale andiamo a calcolarci le potenze. Su questo poi ci torneremo negli esercizi. Adesso introduciamo il concetto, facciamo un passo in avanti e vediamo come si possa risolvere il problema che abbiamo lasciato in sospeso prima. Quando io ho detto mi metto ai capi di un generatore nella rete che abbiamo analizzato e ai capi del generatore non vedo più una rete puramente passiva ma una rete che a sua volta contiene un altro generatore, e ho detto non saprei come renderla equivalente ad un unico bipolo, perché finora abbiamo studiato come si riduce una rete di puri resistori usando serie e parallele. In realtà il principio più generale che vi presento adesso ci consente di ridurre una rete in cui siano compresi non solo i resistori ma anche i generatori. Per fare questo vi devo introdurre il concetto di generatore reale. Cos'è un generatore reale di tensione? Un generatore reale di tensione è un bipolo composto da due bipoli elementari. Da un generatore ideale di tensione con in serie una resistenza, un resistore. Qui chiamerò Rint, resistore interno. In generale questo schema si applica ogni volta che trovate una serie ER. Chiamiamo A e B i morsetti di questo bipolo. Orientiamo il bipolo con la convenzione normale, scusatemi, del generatore. A questo punto mi chiedo, io non sono più interessato al dettaglio di quello che accade qua dentro, ma solo a calcolare qual è la caratteristica di questo oggetto. Ok? Ho un bipolo che a sua volta all'interno è fatto due bipoli elementari, non mi interessa come è fatto all'interno. Mi chiedo, ma i capi di questi due morsetti finali A e B, che caratteristiche impone questo signore? Ok? Questo è il nostro obiettivo. Quindi, avete generatore di tensione con in serie un resistore. Orientate tensioni e correnti con questa convenzione, quella del generatore per esempio, non è ovviamente obbligatorio, possiamo fare quello che vogliamo. Calcoliamoci la caratteristica. Come si fa a calcolare la caratteristica? Dobbiamo semplicemente esprimere il legame tra tensione e corrente. Basta applicare Kirchhoff a questa maglia, fare il bilancio delle tensioni. Se faccio il bilancio delle tensioni otterrei, chiamo V con R la tensione sul resistore interno, quindi avrei V più V con R uguale ad E, circolando in verso antiorario troveremmo V più V con R meno E uguale a 0, quindi V più V con R uguale ad E, ma a sua volta V con R, essendo la tensione sul resistore, si può esprimere in funzione di I e quindi otteniamo il legame tensione-corrente, cioè la caratteristica. Basta ricordare la legge di Ohm e osservare che sul resistore abbiamo adottato la convenzione normale.
Quindi la caratteristica di questo generatore, che ho chiamato reale, sarà V uguale ad E meno R per I. Vogliamo ovviamente confrontarla con la caratteristica del generatore ideale, che vi ricordo molto più semplice. V uguale ad E per ogni, quindi questo è il generatore reale, questo è il generatore ideale. Bene, andiamo a vedere cosa accade nel piano delle caratteristiche. Sappiamo che il generatore ideale cosa fa? Impone una tensione costante per ogni valore di corrente. Il generatore reale, che già per l'uso di questo aggettivo vi fa capire che è un modo di modellare questi oggetti fisici più aderente alla realtà rispetto al modello ideale, che equazione ha? Questa che cos'è? Questa è una retta che non passa per l'origine, passa per E quando I uguale a 0 ed ha pendenza negativa. Come si fa a disegnare una retta su un piano cartesiano? Il modo più semplice è calcolare le intercette. L'intercetta con l'asse ortogonale qual è? I uguale a 0, quindi V uguale ad E. Questo è un punto di passaggio. Avrà pendenza negativa, l'intercetta con l'asse delle ascisse, quindi delle correnti, sarà per V uguale a 0. Per V uguale a 0, I uguale a E diviso R interno. Okay. Quindi vedete, il generatore reale è descritto da una retta che non è più parallela all'asse delle correnti, ha una sua pendenza che è tanto più elevata quanto più grande è questa resistenza interna. Cosa ci dice questa caratteristica? Ci dice che in realtà l'unico punto di funzionamento in cui un generatore di tensione vi restituisce veramente la tensione cosiddetta nominale, cioè quella E, è solo quando non funziona, cioè quando non alimenta nulla, cioè solo nel punto I uguale a 0 le due caratteristiche coincidono. Quando prendete una batteria da 12 volt e andate a misurare la tensione ai capi dei morsetti, provate 12 volt solo ed esclusivamente quando quella batteria è scollegata da qualunque circuito. Nel momento in cui quella batteria sta alimentando un carico, non trovate più quella tensione, ma trovate questo, per esempio. Se I star è il livello di corrente che sta erogando a quel carico, andate a misurare la tensione, non trovate più 12 ma per esempio 11.9, cioè c'è un delta di tensione che dal punto di vista delle leggi di Kirchhoff è spiegabile col fatto che una parte di tensione cade qui, quindi sull'utente finale che si collegherà da B non c'è più E ma c'è E meno V con E. La quota di tensione che cade sulle resistenze interne da chi dipende? Chiaramente dipenderà dalla resistenza interna e quindi tanto più è piccola la resistenza interna, tanto più è piccola questa caduta di tensione. Ma a parità di resistenza interna dipende dalla corrente che gli state chiedendo e quindi, per tornare a una osservazione che abbiamo fatto qualche lezione fa,
Vi ho detto, un generatore di tensione teoricamente vi può erogare qualunque corrente se fosse ideale. Nella realtà non lo può fare perché se la corrente che sta erogando inizia a crescere, la tensione che diamo al carico diventa sempre più bassa. Adesso tenete conto che tutti i carichi, quindi gli utilizzatori, gli elettrodomestici, qualunque cosa si colleghi ad una rete elettrica per ricavarne energia, può lavorare con certe fasce di tolleranza sulla tensione di alimentazione. Se noi abbiamo un elettrodomestico che lavora a 230 volt, continuerà probabilmente a lavorare anche a 215-220, così come lo farà a 240, cioè non è che se gli arrivano 229 volt invece di 230 non funziona più, c'è una tolleranza, ma la tolleranza è ragionevole, qualche percento, 5%, 10%, ma se invece di dargli 230 volt gliene date 180 non funzionerà più, o se gliene date 300 si romperà probabilmente. Quindi il discorso della caduta di tensione, che poi rivedremo, è molto importante per tutta una serie di aspetti. Ovviamente, quando è che questo oggetto si avvicina all'oggetto ideale? Quando la resistenza interna tende a zero. E questo banalmente ce ne accorgiamo perché se la resistenza interna tende a zero, cosa diventa? Un cortocircuito, e quindi questo schema diventa uguale a questo. Se lo volete vedere graficamente, questo intercetta è in un punto che è inversamente proporzionale a R, quindi se R va a zero questo punto va all'infinito e questa retta tende alla retta ideale. Lo possiamo vedere in tanti modi. Ok? Bene, poi ci torneremo su questo. Presentiamo il generatore ideale di corrente. Il generatore ideale di corrente è costituito dal parallelo questa volta, di un generatore ideale di corrente con un resistore interno. Anche qui orientiamo il nostro bipolo con una convenzione del generatore e ci chiediamo qual è la caratteristica di questo signore. Per poi confrontarla con quella del generatore ideale, qui caratteristica è I costante per ogni tensione. Bene, la caratteristica la si ottiene imponendo le leggi di Kirchhoff e andando a utilizzare la caratteristica del resistore. Allora, se scriviamo il bilancio di correnti a questo nodo, abbiamo J, I con R ed I ed I con R sono uscenti, J è entrante, quindi posso scriverla come I più I con R uguale J. Ma I con R, con questa scelta dei versi, non è altro che V diviso R, perché su R ho adottato la convenzione normale, e quindi otterrei I più V diviso R uguale a J, e cioè I uguale a J meno V diviso R. Quindi
Se adesso vado a confrontare questa caratteristica col generatore ideale, cosa viene fuori? Qualcosa di simile rispetto a quello che abbiamo visto nel caso precedente. Il generatore ideale di corrente, vi ricordo, I uguale a J nel piano delle caratteristiche rappresenta una retta parallela all'asse delle ordinate passante proprio per J. Ok? Bene, il generatore reale cosa farà? Che cos'è? Anche questa è l'equazione di una retta a coefficiente angolare negativo che non passa per l'origine. Anche per questa retta vediamo quali sono le due intercette sugli assi. Sull'asse V uguale a 0, I uguale a J, quindi coincide questo punto con quello del generatore ideale. Con l'asse V uguale, I uguale a 0 avremmo V uguale J per R int. Quindi questo è il generatore reale. Questo è il generatore ideale. Un generatore reale di corrente vi darà la corrente nominale solo in una condizione di funzionamento. Quale condizione? Stavolta V uguale a 0. Qual è la condizione V uguale a 0? È cortocircuito. Infatti questa corrente si chiamerà anche corrente di cortocircuito, cioè solo se chiudete in corto quel generatore misurereste dall'esterno la stessa corrente del generatore nominale, altrimenti in qualunque altra situazione la corrente è più bassa, tanto più bassa quanto più elevata la tensione a cui lo fate lavorare. Ok? Del resto, questa condizione la potete anche banalmente verificare dallo schema elettrico del generatore reale, cioè in altre parole, quando voi collegate un qualunque carico esterno qui, RL, la corrente che andate a misurare, I con L, se il generatore è reale non sarà mai J, perché, vedete, se io collego un carico esterno, questo cosa diventa? Un partitore di corrente. E quindi I con L sarà sempre una frazione di J, non sarà mai J, a meno che, e l'abbiamo visto anche nel partitore, questa R L inizia a diventare piccola. Se diventa 0, cortocircuito, e allora ci dice la teoria che tutta la corrente fluisce qui. Se il carico è un cortocircuito, allora questo è come se non ci fosse e J si chiude sul carico, tutta J. Siamo in questa condizione di funzionamento. V uguale a 0. In tutte le altre condizioni avremo una tensione diversa da 0 e quindi una corrente più piccola. Quando è che un generatore di corrente reale tende al generatore ideale? Quando questa resistenza non peserà più, ma questa è messa in parallelo. Quando è che una resistenza in parallelo la possiamo trascurare? Quando diventa infinita, cioè diventa un circuito aperto. Ok? Quindi questo tende a questo se la resistenza interna è infinita. Se la resistenza interna è infinita, questo punto va all'infinito, quindi questa intercetta va all'infinito e le rette coincidono. Quindi un generatore di tensione si comporterà reale, si comporterà tanto più in modo simile ad uno ideale quanto più piccola la sua resistenza interna, mentre un generatore di corrente reale
si avvicinerà tanto di più a un comportamento ideale quanto più grande è la resistenza interna, più piccola e più grande rispetto a chi? In valore assoluto non ha senso questa domanda. Quindi noi stabiliremo se questa resistenza interna è piccola e grande in funzione di chi? Del carico che ci avremo messo. Quindi, una volta che avete chiuso il generatore su un carico, vi accorgete che il carico magari è di 10 ohm e la resistenza interna è di 1 mega ohm, a quel punto vi accorgete che il suo effetto è trascurabile rispetto al nostro esercizio e quindi, pur sapendo che quell'oggetto è un generatore reale, in quell'applicazione lo modellate come generatore ideale e non avete perso nulla, sempre nella logica di approssimare i valori dei parametri la cui presenza altererebbe il risultato al di sotto delle cifre significative. Lo stesso vale per un generatore di tensione. Se io ho un generatore di tensione, so benissimo che è ideale, ok? Scusatemi, che è reale, ma quando lo vado a chiudere avrò un termine di confronto tra la sua resistenza interna e quella esterna. E allora potrò capire se quella R interna è piccola sufficientemente. Se è sufficientemente piccola rispetto a quella esterna, quale errore sto commettendo nel modellare un oggetto fisico così invece che così? Sto commettendo questo errore qui. Sto dicendo che questo oggetto invece di lavorare qui, lavorerà qui, sulla caratteristica ideale. Ma questo errore lo posso fare, questa approssimazione me la posso permettere perché quella distanza nell'esercizio che sto risolvendo è trascurabile. Che le resistenze sono molto diverse tra di loro. Ok? Se chiudo in cortocircuito il generatore, come l'esempio che abbiamo visto la volta scorsa, e non tenessi conto di questa R, otterrei lo schema indeterminato che abbiamo già discusso. Un generatore di tensione in parallelo ad un corto non ha senso. Questo ci dà V uguale a D, questo ci dà V uguale a 0, non ha senso questo modello. Allora, la realtà fisica, prendo una batteria e la metto in corto, non può essere modellata così. Perché se metto in corto realmente una batteria, non posso più trascurare la sua resistenza interna, neanche se fosse di un milionesimo di ohm, perché la sto confrontando con 0 ohm e qualunque numero, per quanto piccolo, è infinito rispetto a 0. Quindi la realtà fisica, batteria che chiudo in corto, non è modellabile mai così. Quando è che io un oggetto reale lo modello con un componente ideale? Quando l'eventuale suo componente interno non ideale è trascurabile rispetto al carico che sta alimentando. Altrimenti, in linea di principio, vi devo riportare questo. Ultima osservazione che vi faccio, poi ci fermiamo, è questa. Bene, supponete che adesso anzi no, la facciamo dopo la pausa, così poi continuiamo il discorso e chiudiamo col teorema del generatore equivalente.